Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di grammatica di oggi parliamo delle coniugazioni del verbo. Allora, partiamo come sempre dalla definizione. Che cos'è una coniugazione? Possiamo dire che è l'insieme di tutte le forme che un verbo assume modificando la sua desinenza. Quindi prendiamo come esempio alcune frasi. Ad esempio, è bello avere qualcuno da amare. Oppure, Elena ama dipingere. O ancora, Stefania è capace di costruire grandi castelli di sabbia. Ecco che i verbi all'infinito, amare, dipingere e costruire, sono appunto voci verbali all'infinito presente e sono formate da delle radici e desinenze. Quindi nel caso di amare, am è la radice, are è la desinenza. Nel caso di dipingere, dipinge è la radice, ere è la desinenza. E per quanto riguarda costruire, abbiamo costru che è la radice e ire che è la desinenza. Ecco, la differente desinenza dell'infinito presente permette di dividere tutti i verbi della lingua italiana in tre coniugazioni, quindi in tre grandi gruppi, a seconda che finiscano in are, ere o ire. Quindi sono tre grandi sistemi di forme verbali. Nella prima coniugazione abbiamo quindi i verbi che all'infinito presente hanno la desinenza in are. Quindi ad esempio amare, sognare, viaggiare, parlare e così via. Per la seconda coniugazione abbiamo verbi che all'infinito presente hanno la desinenza in ere, quindi temere, scrivere, dipingere, credere, perdere, eccetera. Nella terza coniugazione verbi che all'infinito presente hanno la desinenza in ire, quindi servire, pulire, sentire, dormire, udire e così via. Ogni coniugazione comprende verbi regolari e verbi irregolari. Allora, vediamo di distinguere le due cose e spiegare bene in cosa consistono. I verbi regolari sono quelli che non cambiano la radice in tutta la loro coniugazione, quindi semplicemente aggiungono alla radice quelle che sono le desinenze proprie della coniugazione a cui appartengono. Quindi, ad esempio, il verbo amare, se io prendo l'indicativo presente, avrò a io amo alla prima persona singolare. Se abbiamo l'indicativo imperfetto io amavo, quindi abbiamo la stessa radice am, ma cambia la desinenza avo. Il futuro semplice amerò, abbiamo sempre am come radice, erò è la desinenza. Se andiamo poi su forme anche come, non so, ad esempio il participio passato, amato, no? Am è la radice, ato è la desinenza, oppure il gerundio, amando, am è la radice, ando la desinenza e così via. Nei verbi irregolari invece abbiamo uno scostamento dalla coniugazione regolare a cui appartengono, quindi alcuni cambiano la radice, ad esempio nel verbo andare. Al presente indicativo, alla prima persona singolare, diciamo io vado, non io ando, come ci si aspetterebbe rispetto alla coniugazione regolare di amo. Oppure cambiano la desinenza. Un esempio è il verbo cadere, quindi se andiamo alla prima persona singolare del futuro semplice, diciamo io cadrò, non io caderò, come ci si aspetterebbe, confrontando con la coniugazione regolare, ad esempio, del verbo temere, temerò. Altri cambiano sia la radice sia la desinenza. Ad esempio, il verbo rompere al participio passato fa rotto, quindi cambia sia la radice, da romp diventa rot. Sia la desinenza che diventa TO, quindi non si dice romputo come ci si aspetterebbe rispetto alla coniugazione regolare di temuto e come capita magari di sentir dire dai bambini proprio dei primissimi anni di vita che chiaramente ripetendo i verbi per imitazione e senza insomma avere conoscenze di grammatica tendono istintivamente ad applicare quelle che sono le regole dei verbi regolari a tutti i verbi con cui hanno a che fare. Ecco, per quanto riguarda i tempi dei verbi, abbiamo già detto che possono essere semplici o composti. Quindi, semplici sono i verbi che sono formati da una sola parola, ad esempio parto, leggevo, cucino, eccetera. Composti invece sono quelli formati da una voce del verbo essere o avere più il participio passato del verbo che esprime l'azione. Quindi ad esempio ho amato, avevo letto, sono partito, sono andato e così via. Ecco,
Ecco, i verbi essere e avere, quando aiutano gli altri verbi a formare i tempi composti, prendono nome di verbi ausiliari. È un'espressione che deriva dal latino auxilium, che significa aiuto. Tuttavia, i verbi essere e avere non sono sempre verbi ausiliari, non sono sempre usati con questa funzione, ma possono essere usati anche da soli, quindi hanno anche un significato proprio. Ad esempio, nel caso del verbo essere, che significa, può significare anche esistere, stare o trovarsi, possiamo avere frasi del tipo Emilio e Sara sono in cucina, cioè si trovano in cucina. Oppure laggiù molto tempo fa c'erano dei grandi alberi, e quindi c'erano nel senso di esistevano. Il verbo essere può essere usato anche come copula, ossia come collegamento, quindi per collegare un aggettivo oppure un nome al soggetto nel predicato nominale, in quello che in analisi logica viene chiamato predicato nominale. Ad esempio, se diciamo Stefania è magra, e sarà il verbo essere con funzione di copula, e magra è l'aggettivo che mi va a completare il predicato nominale. Il verbo avere, anch'esso può essere utilizzato con significato proprio e quindi non in funzione di ausiliario, e in questo caso significa possedere o anche ottenere. Quindi, ad esempio, se dico hanno una bella casa, hanno vuol dire possiedono, oppure Roberto avrà un premio, nel senso di otterrà un premio. Ecco, i verbi essere e avere, fra l'altro, hanno una coniugazione propria del tutto diversa rispetto a quella degli altri verbi, quindi non possono essere classificati come verbi appartenenti ad una delle tre coniugazioni. Chiaramente adesso non sto a dare lettura della coniugazione intera dei verbi essere e avere, per i quali rimando alle numerosissime risorse a stampa o anche che esistono in rete, quindi non avrebbe senso fare un elenco, ma era opportuno ricordare questa particolarità. Bene, con questa lezione abbiamo terminato, spero che l'abbiate trovata utile e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima! No!